pomeriggio, tutto bene? Cosa ci fa questa mendicante qui? Buon pomeriggio, cosa posso offrirti oggi? È davvero vero? Posso sedermi? Certo, sentiti libera, puoi scegliere tra i tavoli fuori, il tavolo qui dentro, ovunque puoi sederti. Seguimi, c'è un tavolo, ottimo, che fa al caso tuo. Quella donna è impazzita, è così. Cosa pensa di fare? Cosa posso offrirti oggi? Posso comprare? Con questo qui. Signorina, guarda, tienilo, va bene. Non serve. Sono stata io a invitarti a sederti, quindi puoi ordinare qualsiasi cosa che sia disponibile nel menù. Davvero? Sul serio. Va bene, grazie. Cosa ne pensi del piatto della casa? Ottimo, ottimo. Signora, come posso aiutarla? Come faccio a vedere un uomo di Yin Yang entrare nel locale? Come fa a mangiare in questo modo? Non si può mangiare in questo modo. Signorina, stiamo già risolvendo questa situazione. Spero di sì, perché altrimenti me ne vado e pagherò il mio conto. Sì, signora, con permesso. Sariela, cosa pensi di fare? Sto lavorando. Cos'altro potrei fare? Hai portato una mendicante qui. Hai avuto il coraggio di metterla al tavolo. Non capisco. Mangerà come qualsiasi altra persona. E quando finirà di mangiare se ne andrà. Se non la mandi via ora, chi ti manderà via? Ehi, non farai nulla. Lasciala finire di mangiare. Quando avrà finito di mangiare, se ne andrà. Sta spaventando i clienti. Ci sono clienti che si lamentano della sua presenza qui. Ione, te l'ho già detto. Finirà di mangiare e se ne andrà. Il resto me ne occuperò io stesso. Se farà disordine, pulirò anche quello. Puoi stare tranquilla. Guarda, te l'ho detto. Allora, vado a informare il responsabile di questo ristorante, ok? Ione, lasciami. Guarda, non voglio che tu abbia problemi a causa mia, va bene? No, ma guarda, non c'è nessun problema. Tu continua a stare seduta qui. Mangerai e al resto ci penso io. Davvero? Sì, certo, puoi stare tranquilla, ok? Grazie. Puoi stare tranquilla che non c'è nessun problema, ok? Signorina Lana, mi scusi per il disturbo, ma devo parlarle di qualcosa di molto serio. Cara, va bene. Sii breve perché sono molto occupata. È una cosa molto urgente. Va bene, e cos'è? Cosa portano? Sì, c'è una mendicante seduta a uno dei nostri tavoli nel ristorante. Ione, aspetta un attimo, fammi capire. Stai parlando del mendicante senza tetto. Ecco, il tuo cibo è arrivato, è questo che intendo. E Daniela è la persona responsabile per aver portato questo mendicante nel ristorante. Grazie mille, grazie davvero per il cibo. Di niente, amore mio. Ora scusami, devo servire gli altri tavoli, va bene? Guarda, Ione, questo argomento che mi stai portando non mi interessa. Almeno riesci a pagare il conto. Guarda, dall'aspetto non ha proprio soldi. È una morta di fame. Qual è il problema adesso? È esattamente così. Daniela ha detto che pagherà il suo cibo, ma signora, guardi, sta spaventando i clienti del ristorante. Ah, Ione, solo voi. Fai così, vai e chiama Daniela per me, per favore. Sì, signora. Prego, signora, in cosa posso aiutarla? Sto vedendo questa mendicante dentro l'establishment. Sì, sta mangiando. Sto aspettando che finisca di mangiare. Guarda, ho già detto alla tua collega che ho detto di far uscire questa donna da qui. E se non se ne va, non pagherò il conto. Come sarebbe che la signora non pagherà il conto se sta mangiando? Perché mi fa schifo vederla qui. Non lo ripeterò. Portala via da qui. Ma dov'è la cliente? Se n'è già andata? Senza pagare? Sì, senza pagare. Hai idea che la cliente che era qui è una delle migliori clienti che abbiamo in questo ristorante, che ordina i piatti più costosi del menù? E se n'è andata? Senza pagare? Senza pagare? Perché? Non lo so. Se n'è solo andata senza pagare. La signorina Lana vuole parlare con te ed è urgente. Signorina. Sì, certo, signorina. Grazie per il cibo, era meraviglioso. Anche il suo servizio è perfetto.
ma potrebbe prestarmi una penna. Certo, te la presto. Ecco per te, ora, con permesso. Oh, non ci posso credere. Ancora una volta stai dando cibo a un mendicante di strada senza avere soldi per pagare. Ana, spiegare? Vedi, non era un mendicante, era solo una ragazza che aveva fame. Volevo solo darle un po' di felicità. Avrebbe finito di mangiare e sarebbe andata via. Volevo solo darle un po' di felicità. Sono sicura che avrebbe finito di mangiare e sarebbe andata via. No, Daniela, non ci posso credere. E doveva succedere proprio ora, nel momento di maggiore affluenza del ristorante, solo per rovinare il nome del mio locale? Signora, per favore. Guarda, sono sicura che la vera proprietaria dell'establishment non troverebbe male che io aiuti una persona che stava morendo di fame. Voleva solo un piatto di cibo caldo invece di avanzi. Guarda, signora Lana, tutti i clienti del ristorante se ne sono andati senza pagare, ok? Semplicemente perché erano disgustati dal mendicante. Non è così. E se fosse anche così, è perché erano persone di cattivo cuore. Ah, basta con questa storia. Basta, Daniela. Ecco come stanno le cose. Pagherai tutto il conto che devi per il cibo della mendicante e anche gli altri conti che non sono stati pagati. Guarda, sapevo già che sarebbe successo, ma l'importante era la mia intenzione. Andate, andate, voi due tornate al lavoro. Sono stanca di questo. Cara Daniela, grazie mille per il cibo e per il gesto di gentilezza e un buon servizio. È una persona rispettosa e rispetta il prossimo e ama come se stessa. Non cambiare mai, perché il mondo è più bello grazie a te. Firmato Daniese, la proprietaria del ristorante.